workshop La matematica in gioco, presente nella conferenza della scuola, è il momento conclusivo di un percorso formativo che abbiamo affrontato anche con la dottoressa Gemma Gallino. In questo percorso gli insegnanti hanno potuto creare situazioni gioco barra problema per affrontare i nodi cruciali della matematica. Gli insegnanti che hanno seguito il nostro percorso vanno dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di primo grado, e la finalità di questo workshop era proprio quella di tutto il percorso formativo, di dimostrare come eliminare l'ansia nei ragazzi, dove far sì che il problema e l'errore soprattutto non venga demonizzato, ma considerato come punto di partenza, come stimolo per il lavoro successivo. Il nostro workshop di matematica si inserisce nella conferenza di Palazzo Cisterna, in quanto noi pensiamo che la matematica sia un linguaggio universale che accompagna la società e i nostri studenti nei cambiamenti. Il workshop sarà dislocato a giorni, il 6 di settembre, nei locali di Palazzo Cisterna, e ci saranno diversi tavoli dove gli insegnanti che hanno seguito i nostri corsi di formazione allestiranno il materiale legato ai problemi gioco che loro hanno individuato, creato. L'uso del materiale per noi è molto importante, perché nel nostro percorso formativo ci siamo resi conto che l'apprendimento dei ragazzi passa attraverso quattro fasi: la manipolazione, la verbalizzazione, la concettualizzazione e la generalizzazione. E queste quattro fasi devono essere sempre presenti nella crescita culturale degli studenti, ma anche degli adulti. L'agire in prima persona da parte dei visitatori, che si pensa saranno prevalentemente insegnanti, queste modalità di lavoro può essere molto importante per loro, per rendersi conto di quali sono i processi mentali che poi affronteranno i loro studenti.